in salute, che andare a giocare a San Donino è dura per tutti, no? Quindi sì, più che altro io guardo due punti di vantaggio su. Qui Armando, qui con me mister Alessandro Rivi, tecnico dell'Audace Legnaia, a cui faccio chiaramente complimenti per questa vittoria sofferta, giunta in extremis e addirittura in 10 uomini. Sì, Quindi... buonasera a tutti, innanzitutto auguri perché da tanto non ci si risentevamo. Una partita molto, è stata una partita sofferta, complimenti vanno fatti ai ragazzi che non hanno mai mollato anche sull'1-0 in 10 e alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria che negli ultimi 20 minuti sembrava inaspettata. Ecco, quindi un complimento di cuore a questi ragazzi che ci hanno sempre creduto fino alla fine. Ecco. L'anno Castiglione di Laterina si è presentato molto bene qui a Legnaia, una formazione ben messa in campo, però diciamo il vantaggio è giunto sul rigore un po' dubbio, c'è stata questa spallata al limite dell'area e un'espulsione che sembra ingiusta. Sì, l'anno Laterina già all'andata ci durammo molta fatica perché pareggiamo 2-2, fu una partita tosta. Qui è venuta, ha fatto la sua partita, il primo tempo non ci ha fatto giocare e squadra tosta, fisica, poi rigore dalla panchina si vede male, poteva esserci o non esserci, purtroppo è l'espulsione, mi sembra un po' troppo ingiusta perché come ragazzi il giocatore andava sull'esterno, quindi sì, c'è stato un leggero tocco, l'arbitro poteva, fra virgolette, poteva concedere l'ammonizione, invece ha optato per il cartellino rosso, siamo rimasti in 10 e siamo andati un po' in difficoltà, però ripeto, questo è un gruppo forte di ragazzi seri che non mollano mai e oggi hanno dato la dimostrazione su un risultato che penso a delle inaspettate, che in 10 contro 11, sotto di 1-0 e riuscire a recuperare contro una squadra forte che non ha mai mollato è tanta roba e complimenti di nuovo ai miei ragazzi. Sì, poi come detto da studio, 2 punti risucchiati all'Africa e comunque prosegue nella sua marcia, diciamo, trionfale, 2 punti di vantaggio sulla Lunghese e sabato prossimo un altro turno in casa con il Sì, Casellina. avevo visto il calendario e non pensavo che l'Africo andasse a San Donino e non facesse il risultato pieno, però San Donino noi ci abbiamo già scontrato, una squadra tosta, allenata da un ottimo allenatore, come ho sempre detto, forse il migliore allenatore di questa categoria, campo ostico e anche oggi ha dato dimostrazione che è una squadra in salute, che andare a giocare a San Donino è dura per tutti, no? Quindi sì, più che altro io guardo 2 punti di vantaggio sulla Siena Lunghese, perché io penso che il campionato non sia chiuso, ma quasi, però siamo lì, cerchiamo di. Il nostro obiettivo, come ho detto ai ragazzi, è arrivare, provare ad arrivare più in alto possibile e se qualcuno fa dei passi falsi, essere pronti a non farcelo sfuggire, ecco. Però noi guardiamo le avversarie che abbiamo alle spalle e che il nostro obiettivo è arrivare in Coppa Toscana. Armando, se non hai domande da studio, concluderei qui. Sì, ma io ho sempre sostenuto, lo dissi anche all'allenatore all'inizio dell'anno, che era la favorita, che se non lo vincevano erano loro e non lo vincevano, non che lo perché. Quindi stanno facendo un campionato quello da pronostico e poi ci sono delle seguitrici, la Siena Lunghese, noi, che forse siamo la rivelazione di questo campionato. Io penso che nessuno addetto ai lavori pensava che la mia squadra fosse in questa posizione. E noi siamo lì, viviamo la giornata, il nostro obiettivo è dal 23 di agosto, lo dico ai ragazzi, di arrivare in Coppa Toscana. Siamo secondi, ce lo godiamo, abbiamo un po' di vantaggio sulle inseguitrici e cerchiamo di tenerci stretta questo risultato. Già sabato abbiamo un derby molto importante, un avversario che sta facendo un ottimo campionato. Siamo lì e ci vogliamo stare il più a lungo possibile.